Essere o non essere? Questo è il problema. Se sia più nobile nell'animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'avversa fortuna, o prendere le armi contro un mare di guai e combattendo sconfiggerli. Morire. Dormire. Nulla più. E con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie, naturale retaggio della carne. E soluzione da accogliere a mani giunte. Morire. Dormire. Sognare, forse. Ma qui è l'ostacolo. Perché quei sogni che possono assalirci nel sonno di morte, quando siamo già sdipanati da groviglio mortale, ci trattengono. E la remora, questa, che di tanto prolunga la vita ai nostri tormenti. Chi vorrebbe, se no, sopportare le frustate e gli insulti del tempo, le angherie del tiranno, il disprezzo dell'uomo borioso, le angosce del respinto amore, gli indugi della legge, l'oltracotanza dei grandi, i calci in faccia che il merito paziente riceve dai mediocri, quando di mano propria potrebbe saldare il conto con due dita di pugnale. Chi vorrebbe caricarsi di grossi fardelli imprecando e sudando sotto il peso di tutta una vita stanca, se non fosse il timore di qualche cosa dopo la morte, la terra inesplorata donde mai non tornò alcun viaggiatore a sgomentare la nostra volontà e a persuaderci di sopportare i nostri mali piuttosto che correre in cerca d'altri che non conosciamo. Così ci fa vigliacchi la coscienza, così l'incarnato naturale della determinazione si scolora al cospetto del pallido pensiero. E così imprese di grande importanza e rilievo sono distratte dal loro naturale corso e l'azione per domani.